Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Siamo fuori, c'è una giornata veramente molto bella. Siamo venute a prendere mia mamma a casa, sono le 8:45 e oggi mia mamma vuole andare alla Chicco per prendere le scarpine gemelle che gli servono. E quindi faremo una bella passeggiata, andremo a fare colazione e vi porteremo con noi. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, allora noi abbiamo appena finito, siamo fuori da GeoToys, mia mamma ha trovato le scarpine e altre due o tre cosine anche per Alex, tra cui il seggiolino finalmente, perché io avevo quello grosso di Alex che ho qui in macchina e non andava in mezzo, quindi ogni volta era un casino poter andare. Adesso mia mamma mi ha trovato il seggiolino che sta proprio a misura in mezzo tra i seggiolini, quindi mamme che avete tre bambini di cui due piccoli e uno grande ma che deve comunque inserire il seggiolino, è alla GeoToys, ma presumo anche in altri negozi, insomma questo è marchio Chicco, 14,90, ci sta preciso. Infatti vi lascio una clip per chi magari potrebbe, a chi magari potrebbe servire, perché io sono diventata matta a cercarlo anche usato, ho detto magari qualche modello vecchio, perché comunque Alex fino ai 12 anni deve avere il seggiolino. Sono contenta finalmente. E poi siamo stati un attimino al Penny Market, che mia mamma ha preso due o tre cosine per i gemelli come frutta e qualcosa da spizzicare prima, e nulla, adesso andiamo a casa e ci vediamo dopo. E eccoci ragazze, sono a casa da neanche un quarto d'ora, ma mi sono affiondata in doccia, non ce la facevo più, un caldo, ovviamente non si è abituati anche loro, infatti abbiamo cambiato anche loro le magliette. E niente, mia suocera ha preparato, ha fatto una bella pastina in brodo, gliel'ho proprio chiesta io. Ha già fatto lei le pulizie, per cui io adesso mangiamo, poi sistemo quei due piatti, vi faccio vedere le cose che abbiamo preso, quindi a dopo. Eccomi qua ragazze, allora io nel frattempo sono le 13:20, ho fatto i piatti, avevo giusto i piatti da fare perché appunto mia suocera stamattina ha fatto lei le pulizie, insomma, qui della zona giorno. E mi sono anche asciugata i capelli, così sono tranquilla. Qua dietro Liam, Nathan è di là con la nonna e vi faccio vedere le cosine che ha preso mia mamma per i bambini. Allora, innanzitutto siamo state alla GeoToys, dove ha preso le scarpine della Chicco, ovviamente per tutti e due. Abbiamo scoperto che ora hanno il numero 20 e abbiamo preso due modelli diversi. Allora, queste qui sono per Liam, troppo carine, con la macchinina sullo strappo, erano scontate al 50%, quindi da 39,90 a 19,95. Ecco, qui ora ti posso dare la scatola. Sì. Mentre per il Nathan, quindi quelle sono per Liam, queste qui per Nathan, sempre il numero 20, è riuscito in macchina a toglierselo. E sono fatte così, sempre della Chicco e sempre a metà prezzo. Quindi solitamente mia mamma, da quando Alex, ha sempre comprato lì le scarpe, ad eccezione ogni tanto magari che andiamo da Pinta Rosso, ma lei preferisce andare lì, ecco. Poi ha preso questi biberon sempre per mio
gentilmente i gemellini, erano in offerta a 5,50, ma ha preso uno blu e uno verde. Questo verde è identico a quello che usava Alex e teoricamente questo qui dovrebbero prenderlo con le manine. Adesso li tiro fuori così li lavo subito. Sono troppo carini, però mi ricordano un sacco Alex quando appunto utilizzava questo tipo di biberon. È per te? Sì, uno è per te e uno per Nathan. Tieni. Guarda che bello. Eccoli qui. Allora, credo che darò quello verde a Nathan perché hanno la stessa tettarella di quelli che usano ora. E questo qui sembra più in caucciù. Ed è quello di colore giallino. Bene, adesso li laverò. Per Alex, nella cesta praticamente delle offerte, abbiamo trovato questo che è praticamente un robottino da costruire ad Alex, che mi segue, sa che ama questo genere di cose. Era in offerta a 5 euro. Dopodiché gli ha preso sempre ad Alex il seggiolino che sono felicissima, che sta proprio preciso tra i due seggioloni in macchina dei gemelli. Ha poi preso, erano in offerta a 2 euro. Se li trovo, perché ovviamente li hanno presi, eccolo qua. Questi giochini che fischiano. Cookie, non è per te. No, 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 non è per te. Ne ha preso uno blu e uno giallino. Questa è la spellina. E dopodiché c'era l'offerta, lì c'è sempre l'offerta delle salviette Kiko, 3 pezzi a 3,50 euro, 72 pezzi l'uno. E quindi ne ho preso anche queste che sono sempre molto utili. Poi ha visto questa, mi ha detto la vuoi perché sa che io adoro le cose per la cucina. Era nel cesto delle offerte da 7,90 a 1 euro ed è appunto una grattugia. Qua c'è il formaggio, ma penso insomma che si possa grattugiare bene o male anche le verdure. Questo è del supermercato e infine queste sono tutte cartacce. Infine io felicissima. In offerta a, eccolo qua, 5 euro, non so se si vede, la vaschetta, infatti ho già provveduto a togliere l'altra, adesso mettiamo questa così è bella, molto più spaziosa ed è molto simile a quella che aveva preso sempre lì per Alex quando era piccolo, solo che quella per Alex aveva anche l'affare in mezzo, insomma, che è ancora diciamo più completa. Questa volta c'erano solo queste, ma io sono felicissima. Infine, al Penny Market siamo entrate perché lei voleva prendere delle cose e abbiamo preso, cioè mi ha preso sempre lei questi mini sacchettini della Pavese a 1,99 euro, i tocchetti di mais cotti al forno da portarmi in giro quando appunto sono con loro, da smangiucchiare, sono piccolini. Si è rotta la confezione, comunque mi ha preso una confezione di frutta della Melium, frutta mista, da 6 vasetti l'uno, era a 2,60. Adesso qui ci sono gli altri. Un sacchettino e poi le loro fruttine preferite della Mellina, 69 centesimi. Una c'era anche fragola, mele e banana. Cosa c'è per te? E poi erano veramente molto molto belli. Sapete che io compro tanti mandarini. Questi erano veramente bellissimi, tutto il colore, ma proprio non ce n'è neanche uno ammaccato. A 1,99 euro per 1 chilo esatto. Cosa c'è, cucciolo? Bene, ragazzi, allora, queste sono, diciamo, le cosine che appunto abbiamo preso stamattina. Adesso le sistemo e porto a Nanna i gemelli. E ci vediamo poi dopo quando vado a prendere Alex a scuola, che passiamo un po' il pomeriggio insieme. Oggi mi metterò a cucinare, farò le polpette per domani. Cucinerò
Per stasera faccio i fish burger di nuovo perché veramente sia mio marito che Alex falli falli falli. Allora, dato che avevo ancora del merluzzo, li faccio. Ho preparato ieri sera una bella teglia di verdure. Ho tagliato fini le zucchine, le carote, ho messo i peperoni e basta, mi sembra. Quindi dopo infilo in forno e si cucina. Noi per stasera mangiamo questo. Per domani preparerò le polpette, ma non al sugo, voglio cambiare, le farò fritte, fritte sul gas, insomma. E come contorno vediamo se l'insalata o le patate. O le patate. E per domani a pranzo penso che farò un sugo o il riso al latte, al burro, vediamo, al latte, insomma. Vediamo un attimo, però passiamo insieme il pomeriggio, quindi ci rivediamo più tardi. A dopo. Eccomi ragazze, sono le 4 meno 10, sto andando a prendere Alex a scuola. Poi ho fatto anche l'aerosol ai gemelli prima di andare via, dopo avergli dato la frutta, perché 2 giorni che siamo usciti, ieri e oggi, e sono di nuovo col naso che cola. Uffa, probabilmente perché magari hanno sudato un po', faceva caldo, fino a 2 giorni fa faceva freddo, mamma mia, mamma mia. Comunque nulla, adesso vado a prendere Alex e ci rivediamo dopo. Eccomi ragazzi, sono già a casa, sono le 4:09. Alex l'ho fatto andare di corsa in bagno perché ha fatto ginnastica, non vi dico quanto sudato era. E ora faccio un po' di aerosol a Nathan, a Liam l'ho fatto prima di uscire perché hanno il nasino che perde, tra virgolette, speriamo bene. Comunque nulla, ci vediamo dopo. Sono le 16:30. Ciao Alex. Alex ha fatto la doccia e fa merenda. I gemellini sono un po' così. Io ho messo in forno le verdure per stasera. Adesso tiro fuori il pesce per fare i panini. Anzi, mi sa che i panini non li ho, li farò normali, non importa. E adesso vado giù a fare una lavatrice e poi mi metto un po' con i gemelli. Ho già preparato per domani per scuola, così sono tranquilla. Faccio la lavatrice e andiamo un po' a giocare. Allora, alla fine ho messo il pesce in forno perché ho detto è più veloce e dato che qui abbiamo 2 gemellini un po' nervosetti, ho detto almeno in forno si cucina, non devo fare niente se non controllare ogni tanto. Adesso siamo qui a giocare. Alex ha preso il gioco che gli ha preso mia mamma, è andato a farselo giù tranquillo, anche perché è pieno di pezzi di Lego e qui andrebbero in giro. Già abbiamo il caos dei giochi dei gemelli. E niente, speriamo che sia solo un po' di raffreddore così e poi stasera prima della nanna gli rifaccio l'aerosol, ovviamente tanti lavaggi al naso e avanti, arriverà il caldo, dico io. E niente, ora giochiamo un po' e poi ci rivediamo dopo per ora di cena.
ragazze, sono le 17:30. Io ho finito, è anche quasi pronta la pappa dei gemelli. Come avete visto, ho preparato sia le polpette per domani, mi sono avvantaggiata perché i gemelli sono un po' così, ho detto approfitto così porto avanti un po' di cose. Sia le pappe per i gemelli, pranzo e cena di domani, poi sapete che al momento aggiungo la mattina frullo, aggiungo due omogenizzati di carne in una e due omogenizzati di pesce nell'altra che è per la sera. E per noi a pranzo domani ho fatto la crema verde, quindi zucchine, spinaci, tegoline, broccoli e la patata che rende più denso. Per stasera è pronto, quindi il pesce con le verdure grigliate al forno. E quindi adesso ci mettiamo a mangiare e quindi dopo mi mancherà da fare solo le pulizie e la pulizia del bagno che comunque faccio sempre la sera, poi ci sono i bagnetti e poi li rifaccio l'aerosol, infatti così non ho da cucinare, sono un po' più tranquilla. Quindi ci rivediamo dopo, nel caso vi lascio alla fine del video, vi auguro una buona serata, una buona visione, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao!